Signori, benvenuti e benvenuti in un nuovo episodio di The Sons of the Forest. Ci ritroviamo nel punto dove ci siamo lasciati nell'ultimo episodio, dove... Gino! Gino! Insomma, dove abbiamo esplorato questa caverna, questo bunker comunque sempre della Path Corporation. Abbiamo trovato la katana, quest'altra specie di mazza da golf e abbiamo trovato varie cose. Io ho una testa. Insomma, la katana. Ma tra le tante cose interessanti, dato abbiamo la pistola full accessoriata, abbiamo binari in più, abbiamo una bella succa dei cozze. Ho trovato pure questa maschera oro che non so cosa serve. Siccome questa maschera d'oro è tipicamente usata da gli indigeni, vorrei vedere cosa fa lui con questa maschera. Sì, un paio di cazzi fa, mi rompe il culo, mi rompe. Insomma, siccome siamo usciti che siamo abbastanza in culo al mondo, mettiamola così, non vorrei tornare indietro per, insomma, per fare delle robe. Per tornare indietro e a casa e continuare la nostra costruzione significherebbe anche rompersi i coglioni abbastanza. Perché non posso fare questo colpo di genio? Niente, non posso farlo, volevo attraversare il lago in un modo fighissimo, ma non posso. Comunque, guardiamo la mappa, dove tra l'altro, se non sbaglio... ma... No, 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 no. No, è arrivato il momento di suicidarsi, basta, non ha più senso far fare sta roba. Cioè, raga, no, 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 non ci credo, non ci credo, raga, non ci credo, non ci credo. Voi non avete idea di quello che abbiamo appena scoperto, di che ho scoperto. Bastardi voi, se chiunque di voi vede questi video e sapeva sta roba, se non me l'ha detta, è proprio un bastardo. Io gli dico di disiscriversi dal canale. Allora, raga, per tutto questo tempo noi abbiamo viaggiato in questo modo. E in questo modo, come vedete, abbiamo comunque una limitazione di mappa notevole. Così zoomiamo, così ancora di più, ma così abbiamo una visione completa della mappa. E nell'ultimo episodio ci eravamo salutati col fatto di non avrei saputo, onestamente, una mia prossima destinazione. Non sapevo dove andare. Ma adesso notiamo che da questo lato ci sono altri due ping che noi non sappiamo. Ed evidentemente, dato che non c'è il nostro classico rifugio che mettiamo per ping, non ci siamo mai stati. E questa qui è una cosa strafiga e strainteressante perché significa che noi possiamo continuare la nostra storia e possiamo scoprire di più su quello che sta succedendo. Per come ho capito io, la Sara Therapeutic presente anche su Warzone 1, su su The Forest 1, ok? La Sara Therapeutic era praticamente investiva. Porca di quella puttanazza. La Sara Therapeutic investiva su quest'isola comunque, perché sull'isola dove siamo noi adesso, o penisola, non ho ben capito. Vediamo se aumentiamo lo zoom. Non lo so, penso sia un'isola comunque. Insomma, la Sara Therapeutic... Oh, santo Dio. Ci stocchiamo le ossa? Ci stocchiamo... Non ci stocchiamo le ossa. Investiva su questa roba. Bellissima l'armatura che abbiamo. Investiva su quest'isola, ok? La Puffcorn Corporation, no? Quindi della famiglia... Questi bastardi... vabbè, raga. Mamma mia, l'OP. Allo stato puro la katana. Quindi... La Sara Therapeutic invece praticamente è stata in qualche modo superata dalla Puffcorn, no? Che faceva i suoi folli esperimenti qui. Ovviamente i bunker che troviamo della Puffcorn Corporation, insomma, si vede che c'è dietro qualche losco scopo, no? Perché evidentemente i mutanti li studiavano, forse li hanno addirittura creati loro il laboratorio. Però dal video che abbiamo visto in qualche episodio fa nelle telecamere di sicurezza si può notare come... Praticamente Barbara Puffcorn. Ma cazzo si chiamava Puffcorn? Mi dimentico il nome, possiamo recuperarlo grazie alla tessera di Virginia, il cognome. Puffton, ecco.
Grazie a quel video però possiamo notare come Barbara sembra tipo sdoppiarsi. E quindi magari il mistero potrebbe essere che la Barbara che abbiamo ucciso non sia la vera Barbara. Però secondo me c'è qualcosa dietro che fa mutare questa gente, no? Le note che abbiamo preso nell'episodio precedente, perché io rieditando gli episodi, no? Ci faccio più caso a quello che trovo. Questo è un errore che magari io non faccio caso mentre gioco. Però, rieditando il video, riguardandovi le scene, man mano, vado a notare. Ehi, porca puttana! Come ti permetti? Mamma mia, raga, infilzatissimo questo. E ho notato, raga, in effetti che parlava, in una nota c'era macchiato tipo col sangue, parlava di un cubo. Adesso non so se il cubo potrebbe riferirsi magari a uno degli artefatti, dato che abbiamo trovato diversi monumenti, diversi documenti che parlano appunto di questi artefatti ritrovati, il che potrebbe anche significare che magari una squadra inviata qua per scavare quel minerale che abbiamo visto diverse volte nelle caverne, che abbiamo visto nelle riviste dei minatori e tutti quei minatori morti appunto nelle caverne, potrebbe significare che appunto la gente magari è andata qui a scopo di soldi, di risorse, quindi sia la Sara Therapeutic che la Pafton Corporation è venuta su quest'isola per scavare, trovare questo minerale e poi si è imbattuto in quello che sono questi artefatti, no? E magari questi artefatti nascondono un grande potere che potrebbe appunto essere, non so, qualcosa di paranormale che li trasforma in qualche modo. Oh, che bello, raga, abbiamo trovato delle batterie che avevamo finito per costruire. Per craftarci la nostra armatura, ci sta. Qua c'è un piccolo campeggio. Io mangerei tutta sta roba al volo, già che ci siamo. Qua ci sono dei soldi, valigie di soldi, vedete? Ed è molto strano perché queste tende sono molto vecchie. Si vede che sono qui da tempo. Il fatto che ci sia una valigia piena di soldi significa che qualcuno entra. Hai rotto il cazzo. Che qualcuno è andato qua a fare qualche affare con i campeggiatori di questa cosa, magari. Oppure erano loro stessi a farle. Chi lo sa, chi lo sa. Nel frattempo, noi ci dirigiamo verso il ping, finalmente, che adesso li vediamo. Ma tu guarda, premendo la rotellina del mouse, posso zoomare. Tra l'altro, in questa spiaggia ci siamo andati tipo 156 volte. O forse no. Anche se queste torrette qui, come vi dicevo in qualche episodio fa, le hanno aggiunte con l'aggiornamento. E tra l'altro ce ne sarà un altro fra, se non sbaglio, una settimana. Ci sarà un altro aggiornamento di The Forest e speriamo che aggiungono qualcosa di utile, soprattutto per... Madonna, mi sono cagato. Quanto riguarda il crafting. Mamma mia, ma qua c'è tutta la popolazione indigena del luogo. Guarda, guarda come mi aggredisce. Ti ho ucciso la moglie davanti, lo so che sei incazzato. Ah. Scusate un attimo, non vorrei essere troppo aggressivo con voi, però ecco. Stavo dicendo al buon uomo, no? Che non volevo essere. Stavo dicendo all'altro uomo, parlo con te che mi sembri il più intelligente. Allora, gli stavo dicendo, quando io freddo tutte le persone. Beh, l'avevo detto che eri il più intelligente. Certo, intelligente è un parolone. Come non l'ho preso? Vedi là. Stai via, oddio! È la tua testa questa, il buon uomo. In questo modo evitiamo di sprecare l'armatura tecnica che è molto preziosa. Adesso bisogna solo vedere se veramente possiamo metterla a posto di questa. Se io faccio così, vado man mano a levarmi la tecnica. Mettiamo pure le due inquietanti. Ok, ne abbiamo una sola tecnica. Abbiamo il full armor. Perfetto, ragazzi. Siamo pronti. Abbiamo il full armor dell'armatura tecnica che per adesso abbiamo messo da parte. Ci siamo riempiti con l'armatura d'ossa e due parti di armatura. Inquietante. Diciamo che siamo messi abbastanza bene, tranne per l'orientamento, perché devo andare da questo lato. Cioè, raga, ora io non vorrei dire, però questa cagata che non ho scoperto prima di zoomare la mappa è gravissima, raga. Perché, cioè, io andavo in esplorazione così e dovevo avvicinarmi ai luoghi per poterli conoscere. Tipo, io ora non so cosa sia dall'altra parte della montagna, mentre così già ho una... Non dico la visione di tutta la mappa, però se siamo proprio sulle montagne, nella neve, riusciamo a vedere tutta la mappa praticamente da lì che siamo al centro.
E sta cosa è gravissima, raga, perché io per tutto questo tempo non, veramente non ho esplorato un cazzo. Cioè, ho esplorato, mi mancavano solo queste due caverne, raga, perché sono solo queste, tutto l'altro lato è già esplorato. Però sappiamo già dove andare. Questo è, mamma mia, se sono felice di sta roba, raga, perché pensavo veramente di bloccarmi malissimo. E poi altro che bestemmia. Tra l'altro qui c'è un molo molto strano, molto particolare. Eccoli qua, che sembrano veicoli di turismo, ragazzi. Secondo me quest'isola qua comunque era tutta turismo per quanto riguarda questi bunker. Questi sembrano i classici veicoli, sai, che ti prendi. Tra l'altro vedete che trasportano roba, circuito stampato, corde. Guarda qui, un eliporto, le corde. Bello, bello questo molo. Molto, molto interessante, direi. Molto, molto. Vediamo, vediamo, vediamo. Andiamo pure di qua, diamo una rapida occhiata. Comunque li hanno aggiornati, erano da questo lato prima, adesso qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cosa manca? Due orologi, che ne abbiamo 36. Bello che ci sono alcune risorse infinite, altre purtroppo limitate, ma ci sta. Cioè, fullati di tu, vai a fare il culo, demonio. Qua ci atterrava gente per andare da qualche parte. Se qui c'è un eliporto, mi sembra un po' ovvio pensare che la caverna è vicina. Infatti lo è, lo possiamo vedere dalla mappa. Quindi loro atterravano qua direttamente in elicottero. E questo già mi sa di VIP, perché un turista non viene in elicottero, parliamoci chiaro. Per poi andare verso la caverna che è qui davanti. Quindi loro attraversavano la spiaggia, seguono il sentiero che porterà in un punto che noi ancora non conosciamo. Io direi di andarlo a conoscere. Madonna puttana. Oh! Oddio, questa è proprio un'entrata. Ci accampiamo qua? Non possiamo qua, minchia, mi piaceva come zona. E ci accampiamo qua, sotto l'albero tattico. Ok, metti il telo qua. Alza un bastoncino qui. Io mi sparerei un bellissimo salvataggio tattico. Andrei a bermi un po' d'acqua. Oddio! Cazzo, è una salsiccia mutante. Porca di quella puttana. Ma aspetta, ma facciamo. Oddio, mi fa. Porca. No, 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 no. Aspetta, aspetta. Fai la roba, prendi sto coso. Due nastri. Riusciamo ad entrare così a caso? Arrivedergliela. Oh. Non ho fatto caso con quale tessera siamo entrati. Porca puttana. No, no, prendi la torcia. Tanto abbiamo una batteria di riserva e questo è un bene. Speriamo qua di trovarne. Ma sai che ti dico? Per risparmiare la torcia, che ne abbiamo veramente poca, magari utilizziamo la pistola che ha la torcia e non si spreca. Non è granché, ma riusciamo più o meno. Ok. Ma si va sott'acqua addirittura. Ah no, ma è crollato, ok. Quindi c'è soltanto una via. Oh, queste sono borse di aereo. Come quelle in The Forest 1, quindi passeggeri. Probabilmente questo bunker l'abbiamo aperto con la tessera dei visitatori, molto probabilmente. Queste porte, penso gli appartamenti di ogni visitatore, le stanze private, sono tutte bloccate da quella che sembra una bile. Comunque qualcosa di schifoso che ha barrato le. E poi. Una torcia che punta un orsacchiotto. Qui è tantissimo. Del sangue non invitante sarà il ciclo di Virginia e passate. Oh. Cosa abbiamo qua? Qua intanto è successo qualcosa. Minchia, ma io non vedo un cazzo. Come fa a fare più luce un accendino che la torcia per pistola? Sento una musica in lontananza, raga, però qua abbiamo un attimo. Beh, le porte qua non si aprono, ho capito, però c'è questa parte qua. Una stanza così pulita pulita. Sembra una camera di una ragazza, ragazza. Sarà mica quella di Virginia? Perché lei Virginia era qua. Sembra proprio di una ragazza. Sì,
si può accedere purtroppo a nulla. Guarda che stanza, tra l'altro, di lusso. Potrebbe essere Virginia, perché sono tutte chiuse o barrate da quello schifo di morbo, tranne questa di Virginia, che in effetti Virginia è corsa da noi all'inizio. Non è una, secondo me, una cosa da sottovalutare, sta roba. Potrebbe essere così. No, non vedo un cazzo, ragazzi. Sti cazzi alla batteria. Oddio, sono dei passi incredibili. Vedi le riviste del minerale che sempre vanno a cercare ovunque. Oh, sarà un riferimento al cubo? Sarà un riferimento al cubo? È questo il cubo di cui parlano? È un artefatto, allora. Guarda, è come se qualcuno lo venera. Quella sembra proprio una persona. Tutti i quadri che si riferiscono al cubo. In ogni quadro c'è il cubo, raga. Cubo ovunque. E qua è una porta che non porta da nessuna parte, però. Però si può andare da qua. Mamma mia, dove stracazzo siamo, raga? Si è spenta la musica? Ah, ok, è cambiata mouse, mica già era inquietantissimo. Pigiama, lo diamo a Virginia. Mamma mia, ma guarda che super casona, guarda qua, il mega cinema. Buon uomo, lei che ha finito il film. Quanto lusso. Granata, panetto di C4. Guarda di munizioni. Che ho un altro fucile a pompa qua. Madonna, è fare in culo. Qua tutti gli sgabelli io me li so per... Peccato soltanto che siamo full di... Aspetta, che molotov non ne abbiamo. Qua la bottiglia la recuperiamo così. La molotov ce l'avevamo a casa, però in questo modo, facendo le molotov, oltre che... ci fa comodo averla, però la recuperiamo. Questa picchia mi dispiace per il pompa, perché noi non ne possiamo prendere due, così lo davamo a Virginia. Ah, ma questo... No, secondo me siamo entrati comunque nella sala VIP, è troppo lusso, guarda qua. Guarda qua che super lettone. Super lettone con la TV, tutta schermo curvo da 85 pollici. Però è vero anche che se qui non c'è nessuno... Brucia i demoni. E c'è disegnata sempre la croce. Poi c'è un testo che... Si dice già non so l'inglese, figurati qua il cazzo è l'aramaico antico. Però sta cosa di brucia i demoni con la croce, sarà mica il crocifisso... Vai via Satana, uccide qualcuno. Mega vasca da bagno. Questi si guardavano film ovunque, raga. Non potevano perdere una serie, perché sennò era impossibile. Dice montiamo una TV in ogni angolo, io ovunque mi giro posso continuarmi la serie. Grazie per della stoffa, che non l'avevo vista. Grazie mille. Penso che... Oh. L'aereo. Ma sarà mica che... Allora, se è un prequel, Eric LeBlanc. Eric LeBlanc è il personaggio... Il protagonista di The Forest, del primo The Forest. Ed è praticamente una star televisiva, una specie di Bear Grylls, ok? Quindi è un survivalista. E questo qui è il suo libro. E lui forse doveva andare qui... a girare un qualcosa, che poi è andato tutto a puttane per il disastro aereo che poi vediamo in The Forest. Qua c'era la stanza, lì era chiuso. Ero veramente, abbiamo esplorato tutto. Certo, non è che era inutile venire qua. Se avessimo visto questo bunker subito, vabbè, uno, non potevamo entrare, ma eventualmente recuperavamo comunque il pompa e qualche documento che comunque è interessante. Comunque qui penso non ci sia nulla, raga. Non ci resta che andare a quest'altro ping. Se incontro qualcuno, vai via, Satana! Gli faccio così che lui se ne va subito. E adatto, abbiamo trovato un mare di pallettoni. Vado di pompa, un paio di cazzi. Sti cazzi, vai, tutto convinto. Comunque so che non c'entra un cazzo con The Forest, ma appena
termino questa serie, che penso comunque, esplorando questa caverna, arriveremo a buon punto. Comunque siamo nel finire la serie, una volta che esploriamo tutto. Allora, io ho iniziato Atomic Heart, non so come cazzo si pronuncia. Ho iniziato quello, ma devo ancora finire, raga, Dead Space Remake. Oddio, guarda che pila di cadaveri, cazzo, tipo una specie di trono. Devo ancora finire Dead Space Remake, quello del 2023, il remake del Dead Space originale del 2008. E devo finire anche Borderlands 2. Porco del signore, madonna, mi sono cagato. Devo quindi finire quelli e dopodiché... Aspetta che c'è un piccolo accampamento che è una bella... fornimento di risorse, schifo non ci fa, soprattutto per quanto riguarda corde, fili, cose varie che utilizziamo durante il crafting. Esatto. Questi penso siano accampamenti dei cannibali, quelli così, raga. Abbiamo appena lottato tutto e non ci dicono niente, bellissimo. Quindi appena finiamo quelli lì, poi potremmo iniziare. Vabbè, intanto Atomic Heart, che comunque è una serie che abbiamo iniziato da poco, quindi quella lì durerà, penso, un bel po', anche perché è un open world, per come ho capito, anche se noi siamo nella fase iniziale ancora. E poi faremo anche Shadow of the Tomb Raider, che l'ho preso ai tempi, ancora non l'ho fatto. Mamma mia, di Dio mio, di quante piante di sto genere. Cos'è l'Achillea? Achillea o Achillea, quello che è. E poi penso di fare anche Borderlands 3. Poi c'ho in programma di fare anche Ghost Recon Breakpoint, Assassin's Creed. Insomma, tanti giochi, raga, che io ripeto e dico, io questi giochi li voglio fare, io li faccio per conto mio, ok? E poi qualcuno piace seguirli, che ben venga, tanto a me non mi cambia nulla giocarlo da solo o giocarlo registrando, capito? Però magari c'è quello lì che la sera, come me, perché sono il primo che faccio queste robe, metto a guardarmi il walkthrough di altri, no? E a volte mi addormento anche con quei video, io anzi la maggior parte delle volte mi addormento con quei video. Quindi per me va, non cambia nulla. Certo, comunque, se voi volete supportare, tanto il like è gratis, raga, non fate i bastardi. Like, commento, magari un qualcosa che intripparvi anche voi come me nei misteri del gioco. Questa roba qua è bella. Comunque penso di essere finalmente arrivato a Fanculopoli, raga. L'unico posto dove veramente ci manca di aver esplorato. Dopo questo penso che non ce ne siano più. Dall'altra parte c'è casa nostra. Qua abbiamo completamente finito l'ultima zona delle ultime zone. Vabbè, comunque palesemente questi mezzi qui non erano mezzi per i turisti, erano mezzi che usavano i minatori. Dove ci sono i punti di scavo ci sono questi mezzi intorno. Quindi i minatori arrivavano con questi veicoli. Cava, non stancare, figlio di puttana. Cava, porca puttana. Sembra che sta stancando il personaggio. Però sembra proprio questo, sembra comunque ci sia un quadrato. Guarda dove me l'hanno piazzata la botola. Questa è infamata, raga. Sì, dai, puoi entrare, dai, porca. Tutto scavato, eh. Dopo 2 anni di aver scavato dalla parte opposta, siamo arrivati. Maintenance. Raga, questo è veramente l'ultimo bunker che ci manca, eh. Dopo questo non abbiamo più niente da... Io mi auguro che ci sia qualcosa. Allora, accendi la luce, spegni sta roba qua. E poi sottoterra non c'è segnale. Sarà per questo che si sono accampati sottoterra. Dice, almeno non prendi un cazzo, rimaniamo nascosti nell'ombra a fare i nostri esperimenti malati. Oddio! È una revolver. No, vabbè, ma la revolver che calibro utilizza? Ma non lo so, poi vediamo. Intanto la usiamo. Aspetta una roba. E la revolver? Ah, non posso sbaggiarli niente. Ok, è così al naturale. Ah, vabbè, qua che cazzo vado a cercare di più? Mica ho trovato la revolver, ho trovato il mondo. Non me lo dire che non c'è nulla. Io dove cazzo vado? Però vi dirò, raga, mi è venuto un dubbio, ma proprio un dubbio che forse era meglio che non mi veniva. Sapete la prima grotta, in teoria, dove abbiamo trovato la pala? Che la troviamo proprio in quel punto, la pala dove...
Speriamo che non ci sia nessuno, no? Tanto noi dobbiamo sempre fare i nostri accampamenti di... Io ho sparato un colpo! Vediamo intanto se riusciamo a dormire, godo. Salvataggio. Allora Virginia, vieni qua, perché io ti ho lasciato la tutina, ti avevo promesso che era per l'inverno, insomma. Tu di enorme parte così, con i capezzolini belli induriti. Vestitino così, ti ho trovato pure il pigiamino. Ma guarda, dai, mettiti il vestitino, ci stai in mezzo ai fiori qui. Minchia, però sta cosa un pochino mi lascia perplesso. Mi lascia un po' così, perché non saprei dove andare. Ricarichiamo un attimo la revolver, che abbiamo sprecato un colpo, per vedere quale munizioni consuma. Ne avevamo 50 della pistola, se ne abbiamo 49, utilizza questo. Ok, gli stessi colpi della pistola, la revolver, però penso sia molto più forte. Allora, se qui abbiamo esplorato tutto, significa che non è l'ultima caverna, ma ce n'è un'altra. Però adesso che abbiamo la mappa così, possiamo controllare per bene. L'unico dubbio, se vedete proprio in alto davanti a me quella caverna lì sul mare, lì è dove si trova la pala. E il mio dubbio è onestamente se è praticamente lì che troviamo tutto il bordello. Che magari ora che abbiamo ucciso nel filmato, nell'episodio precedente, quel robo gigante, che era lo stesso robo gigante che abbiamo visto passare da lì, magari lì si è aperto un passaggio. Guarda, se non c'è un'altra caverna ci tentiamo questa roba. Nel frattempo vorrei fare una roba che non è giusta da fare, ma me ne sto fregando il cazzo. No, non si può fare, quindi non la faccio. Niente, volevo dargli la revolver a lei, così me la riprendevo là sotto, salvando e uscendo di nuovo. Ma non si può fare, non posso fottere il sistema. Signori, io direi che per questo episodio, dove abbiamo recuperato comunque la revolver, abbiamo finito l'acqua. Porca puttana, beviamo una bevanda. Tra l'altro tutta carne marcia, incredibile. Dove abbiamo finito l'acqua e quant'altro. Abbiamo trovato la revolver, abbiamo esplorato un bel po'. Può finire qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove andiamo ancora in esplorazione verso quella zona lì. Tra l'altro ci ritroveremo, penso, a passare da casa. Sì, sì. Insomma... vediamo di costruire magari anche qualcosa. Per oggi è tutto. E niente, un saluto da me e da Virginia, che nel frattempo li mostro anch'io la mia terza gamba. Ciao bene mie. Guarda, si è già messa in posa. Vieni qua Virginia. Ciao bene mie. Voi non potete guardare queste cose.